Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: la celebre conduttrice Rai ha ricevuto critiche pesanti riguardo il suo programma Rai. Ecco cosa farà adesso. Caterina Balivo è considerata ormai parte di tutte le famiglie d'Italia. Con i suoi programmi in onda nella fascia del primo pomeriggio, accompagna sempre il pranzo o il momento del caffè di tutti gli italiani. Nonostante il grande successo ottenuto in quest'ultimo decennio, la conduttrice Rai si trova a dover affrontare delle dure critiche. La vera e propria notorietà è arrivata quando è diventata padrona di casa di Detto Fatto, programma in cui sono invitati numerosi professionisti di ogni genere per svelare alcuni trucchetti o stratagemmi per vivere in maniera più serena. Si affrontano tematiche che variano dalla cura personale alla salute, dalla cucina al bricolage, dalla convivenza con gli animali a consigli di stile. Oggi il testimone è passato a Bianca Guaccero, che non ha mai deluso le aspettative. Intanto Caterina si è dedicata alla conduzione di altri talk show mandati in onda sempre in Rai, come ad esempio Vieni da me. Parallelamente a questo, viene confermata come giurata nel talent Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci. Dopo un periodo di pausa dalle scene per dedicarsi alla maternità e alla nascita della sua secondogenita Cora, Caterina è tornata in televisione più carica di prima. Il nuovo programma. Caterina è tornata alla carica con un programma tutto nuovo. Possiamo dire che sia la versione aggiornata di Vieni da me. Il titolo dell'attuale trasmissione è La Volta Buona. In onda su Rai 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, il programma della Balivo è trasmesso nella fascia oraria del primo pomeriggio, dalle 14 alle 16. Ogni giorno ci sono tanti nuovi ospiti, che si raccontano a 360 gradi tramite un gioco fatto di scelte. Inoltre viene dato spazio ad un gioco in cui il pubblico può partecipare chiamando da casa, esattamente come accadeva durante gli anni 80 e 90. I telespettatori possono prenotarsi per poter giocare direttamente con Caterina. Il programma è cadenzato ma leggero, piacevole da seguire, con i numerosi inviati ma anche con le storie di persone comuni che hanno qualcosa di straordinario da raccontare. Eppure non tutti apprezzano questo format. Venerdì 13 ottobre, la conduttrice ha postato una raccolta di foto sul suo profilo Instagram, riassumendo i momenti più belli della settimana appena conclusa. Nella didascalia ha scritto: verso il weekend dopo una settimana intensa. Scrollate le foto e scegliete voi l'ospite preferito. Il mio non posso dirlo. Ah, troverete anche sue idee per il prossimo libro da leggere tra il romanzo di Susanna Tamaro e quello di Edoardo Nesi. Vi leggo. Tra i commenti possiamo leggere i numerosi apprezzamenti dei suoi follower. Ma un utente ha parlato chiaro. Solito programma visto e rivisto, niente di nuovo Caterina, mi spiace dire queste cose. Perché un tempo, sembrava avessi più idee originali, ora. Un bollito, ribollito, anzi ribollita. Parole dure e dirette, che esprimono la totale disapprovazione per questo format. Alla fine Caterina sta riscuotendo un enorme successo. Perciò il commento negativo di una sola persona è solo una goccia nell'oceano.